Ciao, allora questa è la mia proposta per Halloween e dovrebbe essere una... In teoria nasce come la regina ibernata, però insomma la regina di ghiaccio più che la regina ibernata. Però boh, potreste giocarvela un po' come volete, insomma, a me l'idea è partita da lì. Allora vi faccio vedere. Vedete, c'è l'effetto ghiaccio. Ci sono gli occhi e anche sui capelli abbiamo l'effetto ghiaccio. Boh, non lo so ragazzi, era un tentativo, spero vi piaccia e se vi interessa sapere come l'ho fatto, seguite il tutorial. Ciao! Allora, partiamo su tutto il viso, vado ad applicare questo prodotto qui che è un tipo un ombretto in crema della Kryolan e questi qua si chiamano Eulens Spiegel, una cosa del genere, poi ve lo scrivo comunque qua sotto nell'info box e li avevo comprati in fiera al Cosmo Prof, però penso si possano trovare insomma in giro, comunque c'è anche il sito, poi vi lascio tutto scritto qua sotto nell'info box. E lo bagno con un po' di nebbia fissante di Neve Makeup e inizio a stenderlo su tutto il viso con una spugnetta in lattice. Mi raccomando, le orecchie se avete i capelli raccolti. Non preoccupatevi se andrete a sporcare i capelli, tanto comunque dopo li andremo a ingrigire, quindi. Estendetelo anche sul collo, il décolleté, insomma, fin dove vi arriva, fin dove non siete coperte, in base poi all'abito che metterete. Allora, vorrei farvi notare una cosa. Ho scelto di utilizzare questo prodotto perché, come vedete, non dà un effetto omogeneo. Rimane comunque leggermente in trasparenza e questo è proprio l'effetto che vogliamo ottenere, perché comunque immaginatevi un cadavere ibernato, non ha un incarnato comunque uniforme. Poi se non avete a disposizione questo prodotto potete comunque utilizzare un fondotinta molto chiaro oppure mescolare una crema con del pigmento bianco, insomma, ve la gestite un attimo voi. Un'altra cosa che potreste utilizzare anche è un solare minerale. Sapete che i solari minerali sono a base di ossido di zinco, quindi l'ossido di zinco rilascia proprio quella patina biancastra. Se applicate magari anche più volte diversi strati di quella crema e poi fissate bene magari con un fondotinta minerale più o meno dovreste avere un effetto simile, anche un po' più naturale probabilmente. Applico come sempre la Primer Potion dalla palette dei chiarissimi di Neve Makeup. Parto utilizzando questo azzurro qui, celestino, che dovrebbe essere Caraibi, e lo applico su tutta la palpebra mobile bagnato. Cercate di utilizzare comunque sempre colori freddi, anche se non vi piacciono quelli che magari utilizzo io in questo momento, però concentratevi sempre sui colori freddi perché ricordatevi che stiamo cercando comunque di simulare un qualcosa di ghiacciato, quindi comunque sempre colori freddi. Ok, adesso con un pennello da sfumatura io utilizzerò una specie di eye bookie, questo qua è di Cinecittà ed è il numero 18. Vado ad applicare nella piega dell'occhio questo lilla. Come qua. E questo qui si chiama bouquet. E lo porto fin sotto l'arcata sopraccigliare.
con un pennellino come questo qui, che è una specie di pennello penna, però ha le setole molto più morbide, quindi mi permette di essere precisa nella lavorazione, però comunque mi va anche leggermente a sfumare. Questo qui è il solito della Royal Beauty. Applico sempre nella piega e nell'angolo esterno per dare un pochino più di definizione. Questo colore qui, blu elettrico della Laila ed è il numero 6 della linea iHeart. Questo stesso blu lo vado a portare sotto nella rimacigliare inferiore. Ok, adesso per dare luce in questa zona, solo centralmente, andrò ad applicare con un po' di colla per ciglia finte questi glitter qua, che in realtà sarebbero della Clarisse che io utilizzo per la nail art. Però sono molto sottili, quindi insomma non dovrebbero darmi problemi, sono dei glitter bianchi. Questo è il codice, se vi interessa. Adesso con un pennellino angolato, questo qua è quello di Essence, vado ad applicare un po' di eyeliner. Questo è un misto tra un blu e un viola ed è il Waveline di MAC. Ok, passiamo un attimo alle sopracciglia e le pettiniamo di modo da dargli bene la forma e poi io ci vado a passare prima un po' di colla per ciglia finte e la applico sopra il pennellino, così, e poi la stendo sulle sopracciglia. Sopra ci applico queste pagliettine qua che sono sempre quelle per nail art. Queste qui.
Applico un po' di eyeliner blu anche all'interno dell'occhio. Sulle ciglia inferiori applico questo mascara in glitter argento che è della Laila e si chiama appunto mascara in glitter. E questo è il numero 1. Sulle ciglia superiori vado ad applicare queste ciglia finte che sono di MAC e sono il numero 03. Sono tutte nere in realtà. Io prima ho applicato diversi strati dello stesso mascara che avevo applicato sulle ciglia inferiori anche qua sopra. In realtà se no sono tutte nere. Mascara, sempre quello di prima, in glitter della Laila. Allora, adesso andiamo a dare un po' di definizione al viso, andiamo a fare un po' di contouring. Utilizziamo un pennello da fondotinta come questo qui e sempre il numero 6 di Laila, quel blu che abbiamo utilizzato prima per gli occhi. Traccio la zona in cui voglio dare l'ombreggiatura, sfumo con un pennello da cipria. Sulle labbra vado a utilizzare questi due put paint di Sleek, che sono quello bianco e quello azzurro, li miscelo tra di loro e li applico sulle labbra. Per dare un po' di luce, solo centralmente riapplico gli stessi glitter che abbiamo usato sugli occhi. E a questo punto l'ultima cosa che ci rimane per completare il look è dare proprio l'effetto ghiaccio. Quindi andrò a vaporizzare un po' di nebbia fissante sul viso e poi con un pennello come questo qua da cipria vado ad immergerlo dentro una ciotolina con dello zucchero e poi lo vado a tamponare su tutto il viso. Ok, l'ultima cosa che vi rimane da fare adesso è prendere un po' di farina e sporcarvi i capelli, di modo tale che sembrino appunto ghiacciati, o se non volete utilizzare la farina basterà prendere un po' di spray bianco, di quelli colorati proprio per colorare i capelli. Se avete il prodotto che abbiamo steso sul viso potete utilizzare quello per sporcare i capelli. Vedete? Questo è il look finito, spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao!